Ve lo dico ora così evito di andare troppo avanti. Preferite che leggo i dialoghi o che quando parlano li lascio parlare come se fosse una cinematic? Perché se no potrei stare zitto anche per dei minuti interi più prima che effettivamente si sblocchi la situazione. Fatemelo sapere magari nei commenti. Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo primo appuntamento e nuovo Let's Play di Yokai Watch Academy, vita da studenti, l'ultima fatica del Q-Patch Team per proporre uno dei giochi che ovviamente non è stato mai importato in Europa o nel resto del mondo per Yokai Watch. Come per Yokai Watch 4, questa sarà una patch totalmente in italiano e a differenza di Yokai Watch 4, qui fin dall'inizio sarà tutto tradotto, tutte le grafiche, tutti i testi, tutti gli strumenti, ogni singola minuzia è stata già tradotta in italiano fin dalla prima release. Direi di non perdere tempo e di cominciare subitissimo a giocare. Ho già un salvataggio, ma era per provare se effettivamente partiva il gioco. E facciamo una nuova partita. Questo è il primo personaggio che incontriamo e sarà anche il protagonista di Yokai Watch Academy, Gibastiano Niada. Ovviamente Niada è un riferimento a Maestro Mew, però il nome inglese che è Niada. Quindi abbiamo tenuto qualche riferimento. Questo ovviamente è il miglior personaggio di tutti, Comanuel. Oh, eccolo qua. Ovviamente preso da Koma-san. I cancelli stanno per chiudere, tanto qui si salta a diritto, quindi non c'è problema. Beh, ora sei qui, ma un attimo. Sì, non tutti i dialoghi sono tradotti, ma parlano molto. Parlano davvero, davvero tanto, ma a volte non dicono frasi di senso compiuto. Ecco, tipo, questa è una frase completa, prima no. Vanno a caso, secondo me. Devo essere qui per la cerimonia di inizio anno. Invece adesso l'ho detta intera, è strano. Ma figurati, è solo una tua impressione. È tempo di andare verso l'entrata della scuola. Tu vorresti farmi credere di non essere eccitato? Ah. Premi L per spostarti nelle varie mappe del gioco. Ok, vabbè, questo ovviamente è facile. Più a fondo lo premiamo, più corriamo. Vediamo un po'. Arriva in accademia, tombola. Così camminiamo. Con B saltiamo. E con A interagiamo. Vai, premiamo fino a fondo e andiamo. Ok, già qui possiamo aprire il menu, ma penso che me ne occuperò dopo. Magari dal secondo, terzo episodio in poi. Che è già quelli stanno chiedendo il pizzo? Ma, disastro. Ecco, lui farà molto spesso questi rap e balletti opinabili. Si è messo a cantare? Già, rappare. Oddio, se si può definire rap quello.
Ah, so da. Kega wa nakatta ka? Ehi, amico, ti sei fatto male? Oh, No, tranquillo, tutto nella norma. Ti verrà un bernoccolo, sì. Meno male che passa, se no... Eccoli! I teppistelli già sono ripresi. Si mette male. Mani ste cretenda ora! Sare da te me! Che poi dire teme in giapponese è molto irrispettoso verso la persona con la quale stai interloquendo. Sì, ovviamente il nome giapponese è Jiba Jinpei, però per noi non ha senso Jinpei Jiba, quindi abbiamo richiamato Jibastiano, perché tutti i nomi hanno un'impronta di nome vero in giapponese. Quindi abbiamo preferito dare un'impronta in italiano dei nomi che hanno appunto gli studenti. Bello lui, guarda, guarda che bello. Di solito sono tranquillo, ma se serve divento un tipo tosto. Beh sì, probabilmente è per questo che sei stato ammesso. Può essere. In ogni caso sarei ad accompagnarti in questa avventura. Ci vediamo. Eh sì, ci vediamo prestissimo, anche perché ora bisogna fare a botte, mi sa, eh. Ma con chi stavi parlando? Vabbè, rottura della quarta parete, insomma. Quindi sono effettivamente consapevoli loro. Cioè, Jibastiano è consapevole, gli altri no. Lui invece è Comanuel, il mio migliore amico. Cioè, volevo dire, molto piacere. Che bello lui. Come ha detto Jibastiano, io sono Comanuel Sanelli. Anche il nome è molto vicino a quello giapponese che è Sandai Yukoma. Però per essere italiano, Comanuel. Io e Jibastiano ci conosciamo da sempre, siamo a dir poco inseparabili. Ah, vero, lui proviene da una famiglia di attori Rakugo. Celebre poi, quindi è ricco. Non si trova molto agio con le parole, poverino. Ok. Ok, avete finito con il vostro teatrino? Questi finiscono sempre la frase con allungandola, no? Per far capire che sono teppistelli. Tra l'altro, quello con i capelli tipo Jude Sharp, ok, ma gli altri due sono praticamente gemelli. Dovete prenderci in giro, eh? Molto bene, fatevi sotto allora. Sì, anche io devo perdere tempo, let's go. Ma non ho paura, sono pronto, delinquenti! Pronto a fare che? Certo che vuole affrontarli, che ti pensi? Mamma mia, proprio incavolatissimi loro, eh? Eccola qua, la prima lotta contro delle persone, eh? Stavolta si fa sul serio. Y per un attacco normale e X per un attacco speciale. Vabbè dai, facciamo attacco speciale. Mamma mia, oh, smash proprio, eh? Bello. Ma se battiamo il capo vanno KO anche loro, no? Ah no? Ok. Bam! Ma che c'ho prima una racchetta? No, i pugni e basta. Sembra una racchetta, tipo. Sembra quasi... Ok, è andato. Vai! Yeah! La gente che fa il tifo perché prendiamo a botte dei delinquenti. Stupendi, mamma mia. Bellissimi. Belli tutti, ragazzi. Vai, sì, bagno di folla. Crowd surfing, dai. Niente, eh. Sì, versi a caso durante la lotta, tranquilli, è normale, eh. Li sentirete spesso. Oh yeah. Non ci hai ancora detto chi sei. Presentati, forza, che aspetti? Anche dire omae dare da, chi sei tu, è comunque... Poco rispettoso. Magari tra ragazzi così dire omae è più colloquiale, però non lo usate con persone che non conoscete. Ma che ti prende? Stai di nuovo urlando, amico? Ma non ha urlato per niente il doppiatore, quindi non so cosa stessero. Non si rende conto mai di quanto gridi. Accadrà spesso. Lo vedo, ad ogni modo...
Ok. Lasciate che mi presenti anche come si deve. Matteo Timori. Tamada Mataro. E cipolle, perché lui ha la testa a forma di cipolla. Ecco, questo qui è appassionato di fumetti e supereroi. Non è classico otaku, però è appassionato di questa roba, insomma. Ecco, lui potrebbe essere definito il nerd dagli americani. Questa sfortuna avrà una spiegazione nel corso del gioco, poi. Se avete visto il let's play che ho fatto 3 anni fa, 4 anni fa ormai, sapete benissimo di cosa sto parlando. Ora che sono qui in accademia, sarà il nuovo Matteo, puoi contarci.君が聞いてきたんだし、そもそも自己紹介だからね。お前がそれでいいんなら、いいさ。何その滑った感。入学早々新しい友達もできたし、面白くなってきたな、コマくん。そうだね、ジンペイくん。友達？ ところでさ、ここに入学できたってことは、マタロウってすごいやつなんだな。それはその、たまたま運が良くて、たまたま塾の先生が素晴らしく優秀な人で、たまたま勉強が得意な友達ができて、それでたまたま予習していたところが試験に出たから合格したってだけだよ。っていうか、それを言うなら君たちも。 それが僕は勉強が大の苦手で、YSP基準合格で入れたんだ。そうそう、俺もコマくんと同じ。YSP基準って何なんだろうな。なんでも今年から新設された入学基準らしいんだけど謎だね。YSP、そうか。 やばい、プライム。素敵なパーソン。イエ。いや、絶対違うでしょ。どいて、どいて。あ、ごめんなさい。ちょっとこの子の調子が不安定で。 このブーツ？そう、この暴れ馬さん。<笑>では、私はこれで。<笑>かわいい。何だったんだ？あ、入学式始まるよ。急がないと。 お、そうだな。あなたたちならきっと。ecco il cavolo che ascolto la sigla, così copyright, son matto? Oh, ecco qua, il professor! Minasan, nyugakushiki otsukaresama deshita. Nyugakushiki toieba sa... Wisp, si chiama Wisp, non dico il nome. Tekkakatta na! Il preside è un vero armadio. Beh, chi poteva essere il preside se non lui, eh? Malantico. Quando camminava tremava tutto, mi mette un po' paura. Soku, oshizuka ni, dewa, aratamemashite. Anche la voce è uguale. Oha konbanchiwa. Kono 1 nen A gumi tannin no Ernesto Wisp. Igo omishiri oki yo.
Se avete qualche domanda sull'istituto o sui corsi, potete rivolgervi a me. Ma come, quanto prende di stipendio? Ma dai! Ma che dici? Ti sembra una domanda da fare? Ad ogni modo, dato che oggi è primo giorno, non avete corsi in programma. Va bene. Ah, dobbiamo esplorare l'istituto. Beh, per prendere confidenza con tutti quanti i piani, certo. Ah, certo, perché ha sbagliato il nome. L'ha chiamato Tamaro invece che Mataro. A dire il vero si chiama Matteo, ma comunque ci sta, andiamo. L'ha chiamato. Wow. Allora, a parte che lui sembra un po' impaurito. Però dicevo, è più facile confondere Tamaro e Mataro piuttosto che Matteo e Mauro. Ma ci può stare, dai. In realtà qui penso che dica che si sia dimenticato le mutande. Non dicono chiaramente Panzu. E è pieno di battutacce sulle mutande. Sulle donne soprattutto, pieno di battutacce. È tremendo, questo gioco è tremendo. Dici sul serio? Uno spirito, certo, potrebbe essere, no? Beh, sarebbe interessante. Bello lui. Lui dice spesso Bakè. È tipo il Nya che metteva Jibanyan ogni tanto nelle frasi. L'abbiamo tradotto con Miao, perché è la cosa più logica da fare, dato che non ha una vera traduzione. Parla come un bambino lui. Scargatto. Bakera in giapponese. E Bakera non è che puoi tradurlo in maniera normale, quindi scargatto. E stregatto non andava bene, ovviamente, per causa di forze maggiori. E tu chi sei? Un gatto, ed è enorme. Questo yokai è molto più vicino al Bakeneko di quanto non fosse Jibanyan, visto che è grosso, rosso e grasso soprattutto. Secondo te vale qualcosa da noi? Faccio paura, vero? Ma... cioè, l'unico suo scopo nella vita è fare paura? Presto, Comanuel, diamogli una lezione! Vai, conta su di me! State per combattere di nuovo? O no? In classe poi potremmo distruggere tutto. O forse no, chi lo sa. Come schivo bene gli attacchi. Oh, questo no però. Purtroppo se sono bloccato sull'attacco non posso farci nulla. Non posso schivare sempre, no? Purtroppo, allora, lui fa beh, finché è lo stadio base, è un mostro non troppo forte all'inizio del gioco. Però quando sarà a livelli più alti sarà meglio schivare. E poi vi spiegherò magari, quando andiamo avanti nel gioco, se non lo sapete, cosa serve fare la posa in quei cerchi rosa che compaiono ogni tanto. Cioè, se ti è potenziato? Ah, ok. Andato. Poi abbiamo qualche secondo poi per raccogliere gli oggetti che sono rimasti per terra, però è una cosa molto veloce, quindi se volete raccogliere qualche medaglia, qualche moneta, fate presto. Bakè. Miau.
Ma vabbè, cos'è? Vabbè, lui è attore Rakugo, posso capirlo, ma Gibastiano, va. È fraco però Gibastiano, eh. Ci mette sulle punte. Che te ne pare, Matteo? Ce l'abbiamo fatta! Sugui. Ancora. Non fai paura. È tornato in forze. Oioi. Caspita, che tipo strano. Sembra che tu gli piaccia molto, ma è un gattone in realtà, non è un gatto cattivo. Un guantone rosso. Ok. Ammazza di re. Ma scusami, ci dà regali. Dove li tiene questi regali? Wow, grazie. Che belli questi guantoni. Bene, è tempo di allenarsi. Magari nel prossimo episodio. Che dici, Gibastiano? Ma è già esausto. Ma Gibastiano. Quindi già ci siamo messi addosso. Va bene. Meglio così. Almeno quando combattiamo siamo già pronti. Ma dai, Matteo, è andata bene, su. I bulli ce ne siamo occupati noi. Scargatto pure. E poi ora sembra che sia amichevole. Ma pensi che è divertente invece? I meteorite? Quale meteorite? Ah. Sì, in effetti non è bello pensarci. Però hai le visioni, che non va bene. Ma ora non ci pensare, no? Forza, andiamo a fare un giro. Se fosse qualcosa di serio, invece. Gattaccio, ma no, poverino. Se scopro che ci siete tutti tra quel meteorite, ma perché? Ti sembra un meteorite? Non so di che stai parlando, amico, lo giuro. Oh cielo, no, proprio ora lei. Jinpei-kun, Koma-kun, giotto ii kashira? Kono hito wa masaka gakuen ichi no bijou, Enra Natsuki-sensei! Si chiama Enra Natsuki in giapponese, però Antonella Vapori per fare il pari con Vapornella, dato che è palesemente Vapornella. È l'infermiera della scuola. Vorrei solo spiegarvi un paio di cose. Ma dico, avete sentito? L'infermiera vuole parlare con noi! Ma che... Sì, però io avrei paura più che essere attratto in questo caso, eh. Dato che conosce già i nostri nomi, cioè, non è che abbiamo mai parlato con lei, però conosce i nostri nomi, il che farebbe paura. Anche se a 13-14 anni certo non mi sarei messo a pensare al perché lei conosce il mio nome, sarei andato e zitto. In una scuola. Nel mondo reale non credo. Perché proprio in infermeria? Perché è l'infermiera della scuola. Certo, sì, poteva andare in sala professori. Però raggiungiamo Antonella, ovviamente. Ehi, aspettatemi. Ah, non mi sentono. Beh, direi che ci andiamo nel prossimo episodio. Dal banco del professore, io vi ringrazio per aver seguito questo primo episodio di Yokai Watch Academy Vita da Studenti. In descrizione trovate, quando uscirà, ovvero domani, il link alla guida per installare e anche scaricare
il gioco sul vostro Nintendo Switch, emulatore Yuzu o Ryujinx. Stavolta ho fatto una guida bella pregna di contenuto. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e ci vediamo ovviamente domani con la guida e sabato con il continuo di Yo-Kai Watch Academy. Ciao!